Quello che non funziona nel sistema è questa instabilità, perché a un orizzonte corto del governo corrisponde una politica di respiro corto. È evidente che quando io vivo sempre, no, con l'idea che si sta per tornare a votare, tendo a privilegiare quello che immediatamente torna in termini di consenso. È la ragione per la quale noi privilegiamo la spesa corrente rispetto agli investimenti, che hanno un moltiplicatore significativamente superiore. È la ragione per la quale noi non abbiamo una strategia di politica industriale. È una ragione per la quale non abbiamo una strategia su moltissime cose. Questa instabilità ha prodotto la nostra debolezza economica, ha prodotto i problemi di credibilità che possiamo aver avuto anche a livello internazionale, quando i nostri interlocutori rimangono spesso lo stesso interlocutore per almeno qualche anno, e ogni volta che siedono con un esponente italiano si chiedono: la prossima volta chissà se sarà questa persona di nuovo il mio interlocutore da parte dell'Italia. E hanno prodotto la disaffezione da parte dei cittadini che vediamo. E a consegnare all'Italia una riforma che, sia chiaro, non stiamo facendo per noi stessi, perché è una riforma che noi consegniamo al prossimo governo e quindi consegniamo a tutte le forze politiche, ma è una riforma che può lasciare il segno di una democrazia matura, più forte, più efficace, capace di dare le risposte che servono, capace di immaginare progetti di lungo periodo e che soprattutto risponda a quello che i cittadini vogliono. Articolo 1 della Costituzione.